Era l'Italia dei poeti, dei sarti e dei navigatori. Questo adesso appena l'avrò capita sorriderò. Ecco, siccome mi ha capito, una cazzata la devo dire io, normale. Capisco la storia della televisione. Allora, facciamo tutti gli altri 8, erano 10, questi due li teniamo per ultimi anche perché noi ci abbiamo messo molto, io e Dardano, a preparare il tutto, finalmente è stato preparato. Io ho visto il copione nostro, sopra c'era scritto, sceneggiatura ottima, punto esclamativo, firmato, come si chiama quello della RAI che si occupa di queste cose? È un sardo. Corrias, Pino Corrias, che fra l'altro è anche uno scrittore. Che altro, uno sceneggiatore. E scrisse ottima. Quelle altre erano buona, discreta, così così. La nostra era ottima. Bene, dico, fantastico. Mi hanno anche pagato la RAI, eh? Poi a un certo punto, quando dovevano partire le nostre due, era finita la prima, il girato delle prime 8, partiamo noi, ci arriva una lettera dove dice: siamo spiacenti comunicarvi che i fondi stanziati per il progetto Crimini Italiani 2 sono stati esauriti, quindi ci dispiace molto, non potremo realizzare la vostra serie. È stata quella della puntata di Paletti, hanno speso troppo. No, secondo me sono dei coglioni in Rai, questo non c'entra niente. Ecco, finito così, insomma, il rapporto con... Però voi pensate che lui è stato sfortunato, insomma, che è l'unico a questo tavolo che può raccontare che certi progetti in Rai si bloccano, no? Non vengono realizzati. Quanto tempo è stato bloccato Cogliandro e perché è stato mandato in onda di sera, d'estate, in un orario in cui nessuno pensava che facesse lo share, poi lo share l'ha fatto e quindi è diventato un serial di culto? 2 anni mi pare, no? Il blocco o di più? 2 anni e mezzo, 3 quasi. Lo chiedi a me perché sono stato uno degli sceneggiatori, ovviamente insieme a Carlo Lucarelli, a cui va la nostra ammirazione per quello che ha prodotto, perché secondo me Cogliandro rimane... Io lo sto guardando adesso, l'avevo scritto, non l'avevo guardato praticamente, lo sto guardando ora in streaming, perché manco il DVD, ma non ho spedito. Vabbè, e devo dire che abbiamo fatto davvero un bel lavoro, secondo me. Cogliandro è stato un serial che ha venduto, mi sembra, i diritti in 8 paesi, 8 o 9 paesi a livello internazionale, prima di essere mandato in onda in Italia. Quindi, cioè, c'è stato prima l'apprezzamento, addirittura l'acquisto estero piuttosto che la messa in onda, perché in Italia avevano paura di mandare in onda una cosa dove fondamentalmente il protagonista fa quelle 2 o 3 cose che in realtà i protagonisti dei gialli americani ad esempio fanno.